Allora, grazie per essere venuti. Premetto che io faccio l'atleta e non l'oratrice, quindi non sono abituata a trovarmi in questa situazione, sicché ho qualche punto per evitare di perdere pezzi, visto che insomma ne abbiamo già persi per strada diversi. Allora, niente, noi abbiamo indetto questa conferenza stampa perché in questi giorni siamo riusciti a raccogliere tutte le prove che permettono di dimostrare il mio passaggio regolare nel punto contestato. Quindi essenzialmente quello che non è mai stato detto fino ad oggi, perché è oggetto del reclamo, sono le prove. Quindi quali sono le cose che abbiamo raccolto? Allora, principalmente ci sono una testimonianza di un corridore. Sì, giusto. Allora, il motivo della squalifica, come probabilmente è noto, è il mio mancato passaggio al punto di controllo, presunto mancato passaggio al punto di controllo delle Goie, che è una località appena sopra Cogne, oltre che no, non so come chiamo. Comunque, allora, io quindi a sostegno di questo ho raccolto la testimonianza di un corridore e due testimoni che in prossimità delle Goie, come da loro detto nella mail che mi hanno mandato per aiutarmi in questa dimostrazione, loro spiegano di avermi fotografata in prossimità di questa località Le Goie su dei gradini che precedono l'ultima curva prima che il sentiero spiani, che vada poi dove era posto il ristoro. La testimonianza del corridore la leggo, però il corridore ha chiesto di rimanere anonimo, nel senso che agli atti ha depositato il suo nome ed è tutto a posto, però ovviamente per tutelare la sua privacy qui io lo chiamerò il corridore. Quindi la testimonianza cita: io corridore dichiaro di aver visto Francesca Canepa superarmi da Cogne sul ponte di Champlong. Successivamente l'ho superata sull'altra sponda del fiume sulla strada verso Lilla. Dopo circa 1 chilometro sulla salita verso Le Goie mi sono fermato un momento per togliermi la giacca. A questo punto Francesca mi ha nuovamente superato. Lei mi precedeva di circa 1 minuto quando sono giunto al punto di controllo di Le Goie. Quando mi sono fermato al punto di controllo, i volontari erano dentro e sono usciti fuori per prendermi il passaggio dopo che io ho fatto rumore aprendo una bottiglia di soda. Ricordo di aver sentito il rumore dei bastoni di Francesca a distanza. Ho seguito le luci di Francesca per tutta la strada lungo il percorso fino al Rifugio Sogno. Lei andava molto forte e non sono mai riuscito a raggiungerla. Tutto questo è accaduto fra le 5 e le 8 del mattino dell'8 settembre 2014. Firmato, visto, comporre, eccetera. Ok. Quindi, questo è quanto abbiamo. Allora, a me premeva spiegare a tutti quanti che per me la stagione è complicata e lunga e io ho investito tantissimo su questa stagione e soprattutto tantissimo su Tour de Géant, in quanto è una gara che è estremamente significativa. Perché è la gara di casa, è una gara della Valle d'Aosta, io sono valdostana e il motivo per cui quest'anno volevo farla era che volevo tentare la tripletta che avrebbe permesso a me, essendo atleta valdostana, quindi alla Valle d'Aosta, di entrare probabilmente nella storia, perché una tripletta è difficile comunque da realizzare. Quindi così, con questa situazione, sono stata privata di questa possibilità. Chiaramente mi sono trovata, come molti sapranno, a pochi giorni dalla gara, ancora in forze perché avevo un problema ai tendini. Ho fatto di tutto per lavorare a questo problema, risolverlo e cercare di mettermi nelle condizioni di partire. Il lavoro fatto ha permesso questo, quindi io sono partita, stavo bene, sono riuscita a gestire il problema. Quindi devo dire che la gara, fino al momento in cui è successo questo casino, stava andando assolutamente come da pronostico. È chiaro che a questo punto tutti questi sogni sono andati in fumo, mi è stata tolta la possibilità di fare questa cosa che avevo pensato. Tuttavia adesso andiamo per priorità. Quindi, dato quello che è capitato, adesso a me interessa relativamente pensare a quello che ho perso, ma mi interessa ristabilire e ripristinare la mia credibilità non solo in Valle d'Aosta, ma in Italia e nel mondo, perché purtroppo questa cosa ha avuto una risonanza mondiale ed è molto pesante. Quindi a me interessa essenzialmente che venga fatta chiarezza su questo punto, perché io non ho mai fatto un percorso diverso da quello che prescrive il regolamento di gara, e questo per me è il punto fondamentale. Poi, il problema sembra essere stato
scatenato dalle dichiarazioni e dalle accuse che mi sono state mosse da Paolo Rossi. Mi preme spiegare anche questo punto, perché anche questo probabilmente non è chiaro o comunque non è stato spiegato a tutti nello stesso modo e a tutti con dovizia di particolari. Quindi succede questo, io mi sono fatta il mio percorso, Le Goie, Sogno, Finestra, arrivo a Rifugio Dondena e qui, come sempre, quando arrivo c'è qualcuno che mi viene incontro. Nella fattispecie era un bambino, un ragazzino. E a me piace molto questo aspetto perché mi piace Thor, proprio perché mi dà la possibilità di scambiare, di fare qualcosa anche per qualcuno. Quindi è molto, cioè è una cosa che mi prende bene, insomma. E questo bambino mi ha ascoltata all'ingresso del rifugio, dove però trovo ad aspettarmi una persona mai vista in vita mia, appoggiata così allo stipite della porta, che mi ha detto, mi ha chiesto testuali parole, com'è stato il passaggio tra Cogni e Lillaz? E io sul momento ho inteso un passaggio tecnico, quindi non vedevo il problema perché era una poderale. E quindi ho detto, in che senso? E lui mi ha detto, è comodo, no, andare in macchina, eccetera. E a quel punto, voi spero mi capiate, sono una persona, ho fatto un po' fatica a non saltargli alla gola, ma comunque, cercando di gestire la situazione, gli ho detto, cosa stai dicendo? Non permetterti. Nel frattempo sono entrata nel rifugio dove ho chiesto se dovevo firmare il poster. Ho firmato il poster, loro hanno preso il mio numero, mi hanno chiesto che numero avessi, eccetera. E poi io me ne sono uscita. Io stavo firmando autografi, cioè i bambini volevano gli autografi, però a quel punto lì diventava veramente difficile. Questa persona ha continuato con le sue accuse e io gli ho detto, guarda, se hai dei problemi, chiama l'organizzazione, non voglio sapere niente. Io non ho preso nessuna macchina e me ne sono andata. Lui mi ha rincorso per un po', mi ha detto, sì, mi ha detto testuali parole, fai cagare, e io poi ho continuato. Va bene, continuo e arrivo al punto successivo che è Chardonnay. A quel punto lì, essendo fuori dalla grazia di Dio, io ho chiesto all'organizzazione, nella figura dei volontari che erano lì a prendere il chip in quel momento, gli ho detto, guardate che la persona che segue mi ha mosso queste accuse, io esigo che sia fatta chiarezza immediatamente, perché io così non ho nessuna intenzione di continuare, perché non esiste una cosa del genere, ero veramente furibonda. Fatto sta che alla fine io sono in gara, come ho spiegato prima, sono in una gara nella quale ho investito tanto, quindi sicuramente non sto lì un'ora. Quindi proseguo. Vero è che da quel momento in poi la cosa è stata veramente difficile, perché comunque io andavo avanti perché questo era dovevo fare, però la concentrazione a quel punto era veramente complicata, la prestazione ne ha risentito, perché logicamente un po' riuscivo ad andare, un po' mi ritornavano in mente queste cose e hanno fatto male. Cioè io parlo, cerchiamo di capirci, io sto parlandovi come una persona e non come qualcuno che... Insomma, io veramente queste cose qua fanno molto male, quindi non riuscivo tanto a gestirla, insomma. Comunque, sono arrivata finalmente alla base di Donuts, che erano intorno alle 13 del pomeriggio, e nuovamente vengo accolta da un accerchiamento di giornalisti che vogliono sapere la verità sulla storia della macchina. E a quel punto io devo dire che i miei nervi sono stati messi molto a dura prova. Nel mentre, con tutta questa situazione, salta fuori una persona che era lì, aveva una maglia verde, ma non c'entrava niente con nessuno, nessuno sa chi fosse, e questo qui mi ha detto, se non ti va tutta questa cosa qua, hai solo da imparare ad andare a piedi invece che a prendere le macchine. Voi capite bene che a quel punto lì, nuovamente, non saltargli la gola è stato complicato, il mio staff mi ha gestita, però no, ok, è stato veramente faticoso. A questo punto rimaneva una sola cosa da fare, cioè io ho demandato al mio staff un po' la situazione, nel senso che io non ne potevo più, e gli ho detto semplicemente, se questa cosa qui non viene chiarita immediatamente, fate come volete, io non continuo. E non continuo perché a questo punto continuare significherebbe semplicemente avere la possibilità concreta, che forse era più di una possibilità, era quasi una certezza, di trovarsi ancora in giro dalla gente pronta con la medesima accusa. E quindi io cosa faccio? Quindi a questo momento passo la parola a Renato.